Allora siamo con Davide Bruttini, una sconfitta in una sfida infinita con Forlì, avete cercato più volte nel quarto periodo il canestro del sorpasso, uno anche tra le tue mani, non è andata bene. No, non è andata bene, loro sono stati più bravi di noi, ogni volta tornavamo sotto ci punivano sempre, e niente da dire, soprattutto c'è il rammarico per il primo tempo, insomma, dove siamo stati un po' moci, senza la nostra solita energia, e poi questo l'abbiamo pagato dopo. In particolare voi lunghi siete andati in difficoltà al tiro fino al terzo quarto abbondante, soltanto canestri da tiro libero. Sì, loro chiudevano molto bene l'area, si sapeva, sono una difesa tostissima, solida, e niente, sono stati bravi a chiudere l'area, a darci poche occasioni, le poche che abbiamo avuto non le abbiamo sfruttate, quindi complimenti a loro. Grazie a Davide Bruttini, ti lasciamo andare a far la doccia. Lorenzo Pansa, è crollato il fortino di Treviglio che teneva da novembre, quali sensazioni a fine gara? Ma si sta alzando il livello di ogni partita una battaglia, è normale che si alzi il livello di difficoltà. Oggi è stata una partita di una fisicità importante dall'inizio alla fine, e poi nessuna delle due voleva perdere, e devo dire che negli ultimi minuti ovviamente le cose sono figlie degli episodi, ma davvero è cambiata la fisicità in campo in queste ultime due partite rispetto alla fase regolare. Mentalmente dal meno 11 la Gruppo Mascio è riuscita a rientrare e si è costruita addirittura due o tre palloni, uno con Cerella dall'angolo e uno con Bruttini da sotto, per passare in vantaggio, così come anche l'ottima azione dell'ultimo tentativo di Marini. Ma se c'è una certezza che abbiamo è che questo è un gruppo che non molla, non si disunisce, trova sempre una risorsa in più. Grazie a Lorenzo Pansa. Grazie a voi. Abbiamo anche Mara Invernizzi, che ringraziamo, torna alla Palafacchetti, una partita di grande intensità che ha visto vincere la squadra migliore tra due grandi quintetti. Assolutamente, veramente è stata una partita proprio da finale playoff, finalissima playoff. Peccato per Treviglio, Forlì devo dire che se l'è meritata, ha tenuto botta anche quando Treviglio ha tentato il recupero, purtroppo poi abbiamo avuto anche l'ultimo tiro, purtroppo è andata così. Dalla tua postazione hai visto da vicino il tentativo di Cerella dall'angolo e quello di Bruttini da sotto, che potevano dare il vantaggio alla Gruppo Mascio? Assolutamente, anche quello di Marini, l'ultimo tentativo, forse lì l'emotività ha giocato un pochino, soprattutto su quello di Bruttini, però è vero che insomma i ragazzi hanno sprecato tante energie psicofisiche soprattutto nell'ultimo quarto, e quindi poi durare fino all'ultimo secondo non è facile. Pasqua in vetta per Treviglio, Forlì e Cantù a 8 punti, con Cremona subito a 6, è un grande girone giallo. Assolutamente sì, diciamo che veramente abbiamo un livello qualitativo quest'anno che diciamo fa veramente lascia il dubbio su chi potrà veramente domare, primeggiare nel campionato, quindi sarà una bellissima sfida fino all'ultima gara. Grazie a Mara Invernizzi. Grazie a te Paolo. Abbiamo concluso questo corner e lo facciamo rinnovando gli auguri a tutti voi. Buona Pasqua.